si tratta di una bella indagine che parte proprio dall'osservazione dello spaccio al minuto in città, quindi in favore di acquirenti di tutte le età, di tutte, diciamo, le categorie che passano da lì e che quindi possono avere interesse a acquistare diversi tipi di stupefacenti. L'obiettivo, queste due indagini sono belle proprio perché nascono sono due attività di stazione che nascono dal basso, come è stato detto, dall'osservazione degli acquisti sul territorio di stupefacenti da una parte e poi dall'altra invece ricevendo le denunce di questi tentativi, in gran parte riusciti, di phishing sui conti correnti. Due indagini che sono riuscite poi a mettere in collegamento questi due episodi, queste due fattispecie, facendo emergere un'organizzazione molto ramificata, anche qualificata, capace di diversificare le proprie attività criminali, utilizzando questi conti correnti sia come recettori delle somme illecitamente raccolte dal non banking, sia come per riciclare i proventi dello spaccio. Quindi anche molto, soprattutto ramificata, che ha potuto contare su tanta gente sul territorio che si è prestata a fornire i propri conti correnti, le proprie poste pay, e che è stata smantellata attraverso una ottima attività di indagine, vorrei dire, condotta dalle due stazioni che in collaborazione con le stazioni del nord che hanno ricevuto le denunce dei cittadini hanno potuto ricostruire facilmente questa connessione. Poi ovviamente è molto difficile, è stata la riscontro che è andata sviluppandosi durante le attività investigative.